Teo Sterbin di ForzaSanjo.it, come giudichi questo 2-2? Che fa un freddo boia. Vabbè, lascia sta quello. Poi? 2-2, secondo me, si è fatto un'altra interpretazione oggi. Sì. Sono sempre un po' calati perché, insomma, in quei dì si è speso Sanjo in quei dì. Sì. Però dai, nel complesso sono contento anche oggi. Ci sono un po' di cose da rivedere. In difesa oggi abbiamo fatto un po' acqua, eh. Da Benedetto Scossini oggi di dietro non bene. Però si è sboccato in vernice. Infatti è importante questo per domenica. No, e ti ho detto, noi siamo ci sono tutti i punti che ci fanno comodo. Certo. No, si dà seguito poi insomma al derby, era importante insomma non sciupare. Ma oggi è una volta esagerante perché insomma sì. Dopo mercoledì. Ma poi insomma due volte in svantaggio, dai. No. E guarda, oggi ha dimostrato che sa combattere, perché insomma sì. Anche due volte in svantaggio è tanta roba da recuperare. Soprattutto in casa. 22 punti, 2 in più dell'anno scorso, un cammino importante anche quest'anno. Cammino importante, però. La classifica la guardo a maggio, dopo le due partite interne tra che sa gennaio, ecco. Dopo guardo la classifica, dopo la Befana insomma, sì, vero. Perché ora non ha senso. Sì. Senti, però è un cammino importante al di là della classifica, però insomma un cammino più che soddisfacente. 22 punti in 13 partite, dai. Se qui in questo periodo sì. A 22 punti avresti altro e fermato. Altro e fermato. Sì. Dopo la partenza che c'è stato. Sì. Va bene così, dai, non ci lamentiamo ragazzi. La forza ho visto oggi, ho visto un grande pubblico perché. Sì, no. Nonostante sono stata azzurra, non azzurra. Sì, no, ma c'era tanta gente. E dobbiamo continuare a sostenere, arriva il pullman, ma tanto 10 secondi. Io sono Bianconeri e allora ascolta, 10 secondi, forse l'ha riposato la Mattagnanese sabato prossimo per spiegare, ecco, il pullman. Io sabato prossimo non ci so, ecco, perché tu sei sono in mare, però da quando ho capito dove tornare per la partita in casa. Sì, ma noi è mare a Marina di Grosseto, dove vai? In Egitto? In Egitto. Ecco. A Marsalam. Ecco appunto. Va bene Matte, grazie, alla prossima. Ciao e buon viaggio.